Dopo le intense piogge e i temporali che hanno interessato molte regioni, sta pian piano tornando il sole. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, avvisa che oggi gli ultimi temporali potranno interessare le regioni adriatiche, l'Appennino e la Calabria tirrenica, ma il sole prevarrà sul resto delle regioni. Domenica invece sarà una giornata soleggiata su tutta l'Italia. Questa ondata di calore, che giunge a stagione ormai terminata, quantomeno quella meteorologica, ci farà assaporare uno scampolo di vera estate, con temperature in generale aumento, sopra le medie stagionali. I valori massimi potranno anche raggiungere i 33-34 gradi centigradi, soprattutto sulle regioni settentrionali, dove il clima potrebbe tornare a tratti un po' afoso, sia pure senza gli estremi vissuti nello scorso agosto. Il rialzo sarà un po' più contenuto al centro-sud, dove la colonnina di mercurio non andrà oltre i 30-31 gradi centigradi. Intanto per oggi e domani un weekend di bel tempo, con qualche pioggia o temporale sulle regioni adriatiche e al sud. Già sul resto della penisola l'avvicinamento dell'alta pressione favorirà condizioni più soleggiate. Domani, domenica 9 settembre 2018, il sole sarà prevalente su gran parte dello stivale, con al più qualche isolato e breve rovescio sulla Puglia, ma con temperature in aumento su tutta l'Italia. E il bel tempo dovrebbe durare fino a metà settembre, accompagnando con caldo e sole l'avvio dell'anno scolastico. Dalla prossima settimana, secondo gli esperti, l'anticiclone subtropicale ingloberà l'Italia in una bolla d'aria calda e stabile, con tempo soleggiato per gran parte della settimana da nord a sud, e davvero pochi spunti piovosi, al più isolati sui rilievi e in Sardegna. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con massime che si porteranno su valori pienamente estivi. Da lunedì le temperature torneranno a salire, con valori sopra la media stagionale, da piena estate, anche se le notti saranno sempre fresche. Ma quali saranno le città più calde? Temperature estive soprattutto al centro-nord della penisola italiana. Milano, Torino, Brescia, Mantova, Bolzano, Verona, Rovigo, Bologna, Ferrara, Firenze, Perugia, Roma, Frosinone.